Parliamo di compagni di cordata, un progetto della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, che intende favorire l'integrazione sociale. Il servizio è di Gianfranco Benincasa. Il rumore della neve sotto le ciaspole, l'aria frizzante di una splendida giornata invernale, l'odore buono della resina. Un buon odore. Giorgia, ragazza che ha perso la vista ma non la sua carica eccezionale e la simpatia contagiosa, partecipa fianco a fianco con Maria Chiara, volontaria, a Compagni di Cordata, progetto della WISP che utilizza montagne e sport per favorire l'inclusione tra persone abili e diversamente abili all'interno di uno stesso gruppo, senza distinzioni. L'inclusione è reale perché appunto si formano dei gruppi misti, ma non soltanto noi puntiamo all'inclusione e all'integrazione dei ragazzi disabili, ma integrazione anche proprio delle diverse abilità, nel senso che l'ambiente naturale mette tutti i ragazzi in condizioni di scoprire il proprio corpo, i propri limiti, ma anche abilità diverse. In Trentino, volontari e operatori si sono ritrovati assieme ad una ventina di ragazze e ragazzi del Centro di Salute Mentale e di IRIFOR, luogo di prevenzione e riabilitazione visiva, tutti legati non solo metaforicamente, come potete vedere, alla stessa cordata, guidata da Giovanni Fedel, ipovedente, che gioca un ruolo fondamentale dal punto di vista sportivo, ma anche umano. L'emozione equivale a vedere. Più ci si emoziona, più si riesce a vedere. Fare qualcosa di nuovo è sempre un costo, proprio perché ci bisogna rimettersi in gioco. Però se si prova anche piacere. Sulla stessa via procede ad occhi bendati anche Andrea, alpinista che ha aderito al progetto WISP e che alla fine ci descrive la sua performance al buio. Quando sei su cerchi di arrabattarti con quello che hai. Cerchi qualcosa e quel che trovi usi. Bisogna un attimo sentire meglio il corpo, i piedi, come metterli sulla roccia. Devi affinare gli altri sensi, insomma. Esatto, sì. Falesia o neve, qui si mettono da parte barriere e diffidenze ed ognuno sviluppa le proprie attitudini. Quello che ne esce è prima di tutto un arricchimento personale. Mi regala un sacco di gioia e di passione, una condivisione delle passioni, un incontro con le persone in un ambiente che amo, quindi è davvero il top. Alessandro, l'emozione equivale a vedere, è una frase che dice tutto. Sono ammirato veramente da questi ragazzi, si coniugano natura, sport, solidarietà, amicizia, credo che non si possa chiedere, pretendere, volere di più, insomma, questo è veramente un esempio bellissimo che arriva da questi ragazzi. È un grande progetto del WISP, infatti.